Novosti, le notizie di Mosca, la voce delle punte più avanzate del nuovo corso. Sul marciapiede si vende di tutto. Testi samizdat stampati all'estero, piccole pubblicazioni sui Romanov, la famiglia degli ultimi zar. I volantini incollati al muro sono del gruppo di destra Pamia, ferocemente antisionista. Nella redazione di Moskovskie Novosti, il direttore Yegor Yakovlev, il giornalista più celebre di Mosca, dà le indicazioni di lavoro per il prossimo numero. Temi da affrontare in via prioritaria, le questioni istituzionali, e cioè il riequilibrio dei poteri sulla via dello Stato di diritto, le questioni degli scioperi dei minatori. Il vice direttore Len Karpinski ha appena scritto un commento, si è schierato con i minatori. Lo sciopero, dice, fa un danno infinitamente minore rispetto ai danni provocati dalla burocrazia e aggiunge ironico, meglio i sit-in dei lavoratori che i sit-in dei burocrati. Многие считают, что за счет ущемления интересов других категорий трудящихся, что может привести к цепной реакции забастовок. Sciopero in russo si dice sabastovka. Ed è la parola più pronunciata in TV, alla radio, nei dibattiti parlamentari. Anche i conservatori hanno fatto sciopero, a Tallinn in particolare. Una parte della minoranza russa ha visto un pericolo nella nuova legge elettorale e ha usato lo sciopero come arma politica. Ce lo spiega Yuri Rudiak, uno degli organizzatori. La sua parola d'ordine contro il movimento autonomista delle repubbliche sovietiche è di tono allarmistico. La patria socialista è in pericolo. L'obiettivo è quello di avere una legge elettorale addomesticata. Obiettivo degli innovatori è, al contrario, quello di rompere il monopolio del partito. Afanasiev è l'uomo che ha indicato più chiaramente questo scopo. È un dualismo di potere tra gli organismi eletti dal popolo da un lato e il Partito Comunista dall'altro. Come si può uscire da questa crisi? Такой переходный момент действительно существует, но если говорить о дуализме, Non si può parlare in senso pieno di dualismo. Nella sostanza il potere sta ancora nelle mani dell'apparato di partito. È così. Nonostante sia da sempre proclamato il principio tutto il potere ai soviet, le leve di comando sono detenute dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica. E ciò non è normale. Ci vuole del tempo prima che il potere possa passare saldamente ai soviet. Ma per questo sarà necessaria una lotta, non sarà tutto tranquillo, perché in due non si può comandare. Naturalmente questo passaggio non sarà facile. Nostro scopo deve essere quello di togliere la funzione di comando al partito nella politica e nell'economia. Dobbiamo cioè staccare il partito dallo Stato. Solo allora nell'Unione Sovietica si potrà parlare di Stato di diritto. E allora sarà necessaria anche una modifica della Costituzione Sovietica. Una riforma è necessaria, perché l'articolo 6 della Costituzione sancisce appunto la preminenza del partito. È un articolo non costituzionale. In realtà con questo articolo tutta la Costituzione perde di senso. Questo è il punto da rivedere prima di tutto. Ritiene giusto che il ruolo del Partito Comunista Sovietico, il suo ruolo dirigente, come si dice, sia fissato in partenza una volta per tutte? Direi che il sistema pluripartitico è più democratico di quello a partito unico. Il monopartitismo porta sempre a un monopolio di pensiero e di azione. In Russia sono sempre mancate solide tradizioni democratiche, ma il sistema ora comincia a presentare le sue crepe. Sta sviluppandosi quello che noi chiamiamo il pluralismo socialista, cioè la libertà delle discussioni nell'ambito della teoria socialista.
si pone il problema della creazione di piccoli partiti, del tipo di quelli già costituiti in certe parti dell'Unione Sovietica. I fronti popolari nelle repubbliche baltiche, il Comitato Armeno per il Karabakh, l'Unione Democratica di Mosca, oppure sull'altro versante il PAMIA. Si tratta in realtà di partiti. Forse alcuni non ci piacciono, forse sono antisovietici o nazionalisti, ma sono gruppi politici. Ora Yeltsin ha intrapreso la creazione di un gruppo parlamentare interregionale e questo è un passo avanti sulla via della creazione di un nuovo partito. Non so come andranno le cose, perché un partito sorge solo quando ci sono le condizioni della sua esistenza. Poi i nomi e i modi di organizzazione fatalmente si trovano. Sì, è giusto, ma il successo del partito dipende anche dal personaggio che appare. C'è sempre qualcuno che può soddisfare le esigenze della società. Se avrà successo o no dipenderà dalle sue capacità. La riflessione sul passato, sulla storia che non passa mai, come il caso dei fatti di Stalin, a Mosca si intreccia con un dibattito intenso sul presente. C'è fermento e c'è inquietudine. Ci si chiede quali possano essere i prossimi passi della perestroica in un quadro che muta speditamente. Perestroica, è chiaro, è una parola passepartout. Lo stesso Gorbaciov chiarì che si trattava anzitutto di una presa d'atto. Si trattava cioè di capire che la crisi sociale ed economica del socialismo reale rischiava ormai di sfociare in una crisi morale del paese. Il socialismo nuovo non è certo dietro l'angolo. E in questo particolare momento si ha una doppia sensazione. La pubblicità del dibattito è probabilmente arrivata al massimo, l'iniziativa politica invece ristagna. E si allarga la forbice tra organismi elettivi da un lato e apparato di partito dall'altro. Dunque crisi dello Stato. Difficilmente Gorbaciov potrà continuare a lungo a rivestire insieme i panni del Papa e quelli di Martin Lutero. Si avvicina il tempo di nuove scelte. Ospite in studio di Speciale TG1 il Presidente del Senato, il Presidente Giovanni Spadolini, storico, politico di razza, come si dice, intellettuale e giornalista, ci è sembrato, e lo ringraziamo per questo, la persona più adatta per tentare una riflessione su queste vicende così importanti, così complesse che abbiamo appena visto. Ecco, Presidente Spadolini, una prima considerazione, anche alla mia generazione fa un enorme effetto questa impressione di avvenimenti che quasi dovrebbero essere molto più lontani dei soli 50 anni che sono passati. Questa accelerazione della storia consente poi una lettura più distaccata o siamo ancora in una difficoltà di comprensione profonda? Questa accelerazione, direi anche questo rovesciamento, perché per la prima volta col riconoscimento sovietico dell'esistenza di accordi segreti si apre una prospettiva del tutto nuova rispetto a quello su cui la storiografia ha finora operato, che ci fosse uno stato di necessità in qualche modo che vincolava l'uno e l'altro. Ecco, ma sullo stato di necessità in qualche modo ci fu anche, come dire, un alibi, cioè dopo Monaco, per certi versi la firma di Stalin, che poi di questo si trattò, del patto Molotov, era un fatto inevitabile? Gli errori delle potenze occidentali nel negoziato con Mosca sono indiscutibili, ci fu una lentezza in tutto il negoziato, l'incertezza della conduzione che aveva irritato e per qualche aspetto esasperato il dittatore sovietico. La volontà però di fare l'accordo in quel momento, sapendone le conseguenze, ciò che portava in ogni caso all'occupazione nazista della Polonia e probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale, questa volontà, ora che abbiamo visto l'ampiezza dei compensi che l'Unione Sovietica ebbe da Hitler, appare senza ombra di dubbio, non è più soltanto la spartizione della Polonia che apparve chiara nella successione di avvenimenti militari del settembre, e l'estendersi alla Romania, patto che addirittura un alleato sostanziale di Hitler veniva privato della provincia importante come la Bessarabia, alle Repubbliche Baltiche, ma anche alla Finlandia, paese che aveva sempre goduto una certa protezione germanica, che veniva sostanzialmente riconosciuta alla sfera
l'influenza e l'egemonia sovietica, quindi fu una ripartizione dell'intera Europa orientale in un piano che poi si è confermato, Stalin voleva durasse molto di più, non credendo alla volontà aggressiva di Hitler fino all'ultimo momento. E nella coscienza democratica dell'Occidente, questo diciamo, patto produsse delle crisi molto forti non solo all'interno dei partiti comunisti. Produsse crisi intanto fortissime all'interno dei partiti comunisti, ricordarsi un Leo Valiani per l'Italia, una Camilla Ravera, Terracini, grandi figure dell'intelligenza comunista, produsse una rottura in tutta la sinistra europea non comunista rispetto ai comunisti, lacerò quello che rimaneva del fronte popolare francese di Blum, indebolì complessivamente la resistenza francese, creando poi lì addirittura una forma di persecuzione ufficiale del Partito Comunista, giudicato un partito pronazista indirettamente attraverso l'alleanza con l'Unione Sovietica, e quindi ebbe grandi effetti da questo punto di vista. Ecco, oggi questa storia che riemerge così, diciamo, traumaticamente, cade dentro una vicenda dell'Unione Sovietica già così mossa dal gorbociavismo, dalla perestroica, e in particolare i nazionalismi, diciamo già così forti, le questioni etniche, in particolare nelle repubbliche baltiche, che influenza potranno avere sul corso di questo rinnovamento, di questo mutamento profondo? In primo luogo vengono a coincidere con un periodo di profonda revisione della stessa storia da parte dei polacchi. Non dimentichiamo che io 2 anni fa, trovandomi a Varsavia, mi ricordo, mi rivolse al generale Jaruzelski, che voleva fare una specie di assemblea dei parlamenti, e disse: perché lei non sceglie il 1° settembre del 1989 come data del 59 dell'aggressione nazista? E lì mi rispose: quella è un'aggressione però che pone anche problemi nei riguardi dell'Unione Sovietica, e quindi evidentemente oggi, con riconoscimento ufficiale da parte dell'Unione Sovietica dell'esistenza di patti segreti, è chiaro che la Polonia viene completamente rilegittimata e quindi acquista in primo luogo una specie di debito verso Mosca, perché anche le fosse di Katyn sono state adesso ufficialmente riconosciute. E io ricordo che 2 anni fa l'argomento non si poteva toccare in Polonia ed era limitato solo a Solidarność, che teneva nella chiesa di Popilesco, teneva una corona per i caduti di Katyn. Quindi il primo effetto è di accentuare il processo di liberalizzazione della Polonia, questo paese che ha sempre sofferto sui due fronti. Per quanto riguarda le repubbliche baltiche, qui appare chiaro dai documenti segreti intanto che all'inizio solo Lettonia ed Estonia erano state cedute, e la Lettonia in parte, ci fu quella telefonata a Hitler che consentì, guardando la carta geografica. Poi per la Lituania c'era un'influenza tedesca mantenuta e c'era addirittura una clausola di acquisto da parte dell'Unione Sovietica, una parte del territorio discusso fra tedeschi in acquisto in denaro e acquisto in materie prime, che poi furono concretamente date. Viceversa, nell'agosto 1940 c'era un'evoluzione ulteriore, perché tutte e tre le repubbliche baltiche furono occupate e annesse dall'Unione Sovietica, e precedentemente aveva funzionato l'attacco alla Finlandia, sia pure concluso con l'armistizio per l'eroica resistenza dei 100 giorni alla Finlandia fra l'ottobre 39 e il marzo 1940, quindi già lì era stato sperimentato. Nel giugno del 1940, prima dell'occupazione delle repubbliche baltiche, era avvenuta l'occupazione della Bessarabia, quindi si era praticamente nel giro di un anno, prima di un anno dalla scadenza del 23 agosto, realizzato tutto l'impianto delle cessioni e concessioni reciproche e da parte tra tedeschi e sovietici e da parte germanica certamente senza precedenti, il fatto di consentire un'influenza su paesi come le repubbliche baltiche, che avevano una lontana origine di cultura tedesca, che venivano da cavalieri teutonici, che avevano sempre mantenuto dei vincoli storici col mondo germanico, con la lingua germanica. E quindi è chiaro che oggi, di fronte a questo fenomeno di risveglio delle nazionalità dell'Unione Sovietica, addirittura si arriva a contestare il titolo di legittimità dell'annessione, perché si dice non fu più una invocazione dei governi delle tre repubbliche che chiese la liberazione dell'armata russa, quella era la versione sempre data in Occidente, ma è stato un patto con un altro dittatore, patto che ha offeso la sovranità del popolo. Naturalmente però tutto questo pone dei problemi di equilibrio della Confederazione Sovietica, non penso che Gorbaciov possa arrivare fino a ridiscutere l'accordo, fino addirittura a restituire l'indipendenza, quindi saranno trovate le forme di autonomia speciale che riconoscono questo diritto, a cui oggi però la storia certamente dà una conferma e un conforto senza precedente. Dal punto di vista, allargando ancora un attimo in questi 50 anni di riflessione della guerra,
fino alle conclusioni. La responsabilità occidentale abbiamo visto, questo processo di mutamento aperto nell'Unione Sovietica, con quali sbocchi in Europa, le ricordava la Polonia, ma anche l'Ungheria. Per una considerazione finale, in prospettiva, se non il superamento di Yalta, tutto questo può favorire una nuova, diciamo, dimensione dei rapporti internazionali. A me ha sempre colpito un episodio che dimostrava come Stalin conservasse una sua lucidità rispetto alla volta in cui ci fu quel grande banchetto con Ribbentrop e tutti bevevano vodka in grande quantità e Ribbentrop si mise quasi a applaudire all'Unione Sovietica. Viceversa, c'era un giornalista inglese che vedeva sempre Stalin attinge la vodka dalla sua bottiglia e riuscì a prendere ed acqua, cioè Stalin beveva acqua e Ribbentrop beveva vodka, per cui questo fa supporre che le funzioni di difesa e di vigilanza di Stalin rispetto non fossero mai venute meno. Contro questo argomento c'è l'altro, che tutti i segnali dello spionaggio sovietico nel giugno del 1941, prima dell'operazione Barbarossa, cioè dell'aggressione italiana, furono tutti disattesi da Stalin, e quando non credette fino all'ultimo fu svegliato la notte. E anche gli aiuti materiali arrivarono. C'è la famosa frase di Molotov quando l'ambasciatore di Germania riportò la dichiarazione di guerra alle 4, ma cosa abbiamo fatto per meritarcelo? Battuta che rivelava un complesso di colpa e anche di complicità. Quindi storicamente il fatto appare ancora in gran parte impenetrabile, perché non c'era nessun, chi aveva letto Mein Kampf sapeva che l'obiettivo storico del nazismo era l'occupazione del mondo russo, del mondo slavo e l'assoggettamento di tutta la fascia slava, dalla Polonia alla Russia, al dominio nazista, concepito in prologo come dominio di razza. E non si riesce a capire come Stalin possa avere creduto fino in fondo che si realizzasse un armistizio, quale qualche segno c'è, addirittura fra le due dottrine totalitarie, fra i due regimi. Ricordo che quando Ribbentrop arrivò la prima volta a Mosca mancavano le bandiere con la svastica, dovettero prendere dai film antinazisti del giorno, fino al giorno prima utilizzati, così come mancava l'inno nazista, che è quello che recava un verso contro le canaglie comuniste, e non lo dettero anche, non l'avevano, ma poi perché non potevano fare facilmente darlo. Facilmente. Quindi le conseguenze dell'Unione Sovietica saranno secondo me molto grandi, perché loro per 40 anni hanno sempre negato questo, sì. Lo ricordiamo Norimberga, eccetera. La missione formale che hanno fatto, già studiosi e autorevoli che abbiamo visti, è tale da incidere al di là, io vorrei dire, delle stesse repubbliche baltiche, cioè dovrei mettere un dubbio su tutta la legittimità dell'epoca staliniana, anche dal punto di vista del diritto internazionale. Ecco, ripeto e insisto, sul piano complessivo di queste nuove relazioni internazionali, questi sviluppi, il ruolo dell'Europa, una, diciamo, processo che inevitabilmente dal punto di vista storico avrà o accentuerà i problemi dell'Unione Sovietica e del suo rinnovamento, potrà favorire sia un ruolo dell'Europa ma una maggiore collaborazione e cooperazione sul piano internazionale. Si tratta senza dubbio di tre paesi assolutamente europei, come europea la Polonia e l'Ungheria. L'Europa potrà fare molto secondo me per la Polonia e l'Ungheria e indirettamente, anche se io prevedo che il movimento di indipendenza si arresterà alle soglie della Confederazione Sovietica, non ne uscirà. Potrà fare molto perché, purché abbia il coraggio, diciamo così, di riconoscere la logica complessiva dei confini di Yalta. Se questo volesse dire, come già vedo in Polonia si comincia a discutere, insomma, di rimettere in discussione Yalta, io ho la sensazione che questo costituirebbe per il regime di Gorbaciov una prova che non sarebbe sopportabile. Quindi penso che occorra procedere in questa strada anche col senso complessivo di una certa prudenza e di una certa pazienza. Quindi l'Europa può e deve fare molto, ma a mio giudizio non deve rimettere in discussione l'equilibrio di Yalta. Ringraziamo il presidente Spadolini per questo contributo così acuto e anche così equilibrato e misurato, una pagina di storia su cui questi 50 anni e poi tutti gli sviluppi ulteriori avremo modo di ritornarci. Intanto molte grazie per l'attenzione, ancora un ringraziamento.